zombie apocalypse. E comunque ragazze, ciao a tutte, ciao a tutti. Allora, nuovo video dopo cena, ovviamente, dopo aver come si dice mangiato e tutto il resto. Allora, questo è un video su tutti i miei campioncini che ho, campioncini prodotti, tutta la mia scorta beauty, tutte le mie scorte beauty che ho preso in tutti questi anni, in questo periodo e non solo, questo periodo no, però negli ultimi periodi da adesso in poi. E vediamo un po'. Allora, qua c'è innanzitutto, come siamo da qua, qua c'è i miei dischetti struccanti, come potete vedere, dell'Eurospin Fior di Magnolia maxi dischetti struccanti. Poi qua c'è una busta che ci tiene un sacco di campioncini, che tanto se li faccio vedere tutti non finiamo più, sono qua dentro. Poi qui lo stesso, scusate il rumore dello stomaco, ma sto digerendo, vabbè, campioncini, come potete ben vedere, campioncini, sì. Poi qua c'ho roba di dentifricio, come avete constatato, roba di dentifricio, anzi per lavare i denti, sì, ne ho ben due o tre se non erro. Poi qua roba per strofinare il naso, soffiarmi il naso, come potete vedere. Poi altri campioncini, non bastano, tantissimi campioncini. Qui alcuni devo fare il decluttering perché tanto ovviamente non mi stanno più, boh, non lo so, poi guarderò. Poi qua oltre i fazzoletti, i dischetti struccanti, c'ho la crema, vedete? Qua c'ho tantissime cose, un detergente intimo alla camomilla, forse è delicato. Qua ci sono delle altre cose, ce n'è di cose. Questo ci lavano che si fa qua, ma vabbè. Poi qua c'è un altro, un'altra busta con dentro strisce depilatorie per la ceretta alle gambe e alle braccia, Depil Zero, che non so se si vede lì, c'è Depil Zero, tessuto, maschera in tessuta a melograno, e tra l'altro so che sono buonissime, anzi sono buone perché l'ho provato un sacco di volte. Poi qui aspettate che vedete bene. Allora, qui c'è Depil Zero, come potete constatare, come vedere, Depil Zero, eccolo qua, altri strip per il naso, punti neri, che non so quanto l'ho pagato, ma non l'avrei pagato chissà quanto, intorno all'euro. Ci sono tanti campioncini che ancora non ho avuto modo di prendere e provare, però presto proverò maschera in tessuto. Poi altri campioncini, adesso ve lo apro, aspettate un secondo. Ok, allora, se avete sentito un rumore strano non era nulla di che, di grave, ma era, stavo aprendo la zip di questo astuccio, quindi non vi preoccupate, non era nulla di vergognoso, anzi. Quindi questi sono i campioncini della Yves Rocher, che chissà se vanno ancora bene, ma non lo so, devo provare. Poi un profumo, cos'è? Moschino, pink, non so come si legge, bocquette, boh. Io in francese andiamo bene fino a un certo punto, sono un po' arrugginita in francese, però vabbè. Moschino, comunque questo è quanto. Una crema mani, aspettate, crema mani Anna Blu Marine, vedete. Poi un balm, un lip balm, così, fatto così, vedete, delle Avène. Poi un labello
e nulla, degli orecchini che non so cosa si fanno qua, ma li devo togliere da qui perché non si fanno un bel niente. Boh, vabbè, li metto qua sopra. Ok, poi un altro burro cacao, ma va, sì. E poi Vichy, detergente della Vichy, che lo devo usare assolutamente. Una palette che non so se sia ancora buona, ma vabbè, stabiliremo se è buona o meno, verificheremo. C'è altro qui, aspettate un secondo. Un campioncino di cosa? Di Avon, come dice Antonella, i consigli di Antonella 2. I consigli di Antonella 2 dice Avon, Avon. Vabbè, io non voglio urlare troppo perché non voglio disturbare mia nonna che sta guardando la TV, la tele. E niente, aspettate. Sì, e ho chiuso la zip onde evitare di fare un macello col telefono. Poi qua chiudo tutto, tanto non ci fa più niente. Ok, allora, ecco qua. Se vedete questa busta è perché ancora devo buttare i prodotti che ho finito di recensire. Vedete, sono tutti qua dentro, quindi ho finito di recensire, anzi le ho finiti di recensire in un video a parte, però vabbè. Poi qua c'ho tutti gli altri campioncini che è inutile che vi faccio vedere perché ve ne sono veramente tanti. Aspettate che ve li faccio vedere, eccoli qua. Aspettate un secondo, eccoli qua. Questi sono dei pezzocchi per sempre di Look Fantastic, presi dal sito di Look Fantastic. E poi qua c'è la brochure, come potete vedere, la brochure, tanti campioncini, e questi ovviamente li ho sostituiti a quelli di Look Fantastic. Questo non so come si chiude questo, aspettate, non andate via. Ok, ma se ne sono altri campioncini, non ve li faccio vedere tutti, una presa veloce. Ah, ecco, per esempio devo utilizzare questo tanto un rosa intimo perché non l'ho ancora utilizzato. Vabbè, questa è una maschera a piedi che prima o poi mi servirà, quindi la utilizzerò per forza di cose, altrimenti non lo so cosa succede, ma non sarà più buona se non la uso subito, quindi non l'ho comprata all'istante questa, l'ho comprata da tanto tempo, ma spero che sia ancora buona, della Dr. Scholl, vedete? Dr. Scholl, eccola qua, ve la metto pure bella la luce. Che qua, boh. Ah, c'è scritto di tagliarla e metterla dentro un calzino, il piede dentro questo calzino, e metterla dentro un calzino ancora, aspettare lì a rimuovere dopo 20 minuti. Io aspetto anche meno di 20 minuti perché non mi fido. Boh, non l'ho mai provato queste calzettine, quindi non saprei. Questo è un altro campioncino della Roche-Posay, vedete? E niente. Quindi nulla ragazze, il viaggio del video finisce qui, ovvero il viaggio, che sto parlando strana. No, nulla, vi dicevo, tutto qui, anche i campioncini sono questi. E niente ragazze, questo era tutto. Questo con tutti i campioncini che ho. Questo rossetto non ci fa niente, ma promettetelo appena... nel tempo lo tolgo, lo metto da un'altra parte che non ci fa nulla, anzi lo tolgo già da qua subito e lo metto da un'altra parte. Anche questo, vabbè, io non so cosa tutti ci fanno questi qui, boh, metto tutti qui. Niente ragazzi, questi erano tutti i miei campioncini, anche di qua è pieno di campioncini che devo strautilizzare nei miei video, e ancora non ho avuto il tempo, ma vabbè, dettagli. Questo lo rimetto davvero, e campioncini di viso, corpo, di tutto, cioè. Qui ho ancora da iniziare una crema e non l'ho ancora utilizzata.
Qui c'è il mio siero viso della Vichy, vedete? Vichy. E nulla. A posto, ragazze. Io vi lascio con questa bella schermata del video, ovvero questa bella visuale panoramica, come la volete chiamare voi, come la Dio si voglia chiamare. E ci vediamo al prossimo video, per l'appunto. E niente, a presto, baci. Ciao ragazze, un bacio. Zombie apocalypse.